Come si cura la leucemia linfoblastica acuta nel paziente adulto? Facciamo il punto su questo tema con il professor Renato Bassan in occasione di un convegno in corso a Padova incentrato sulla pegaspargasi, un farmaco che è un componente fondamentale della terapia antineoplastica e che dal gennaio 2018 sarà finalmente disponibile anche per i pazienti italiani. Allora, professore, quali sono i trattamenti utilizzati per la terapia della leucemia linfoblastica acuta nel paziente adulto? Distinguiamo tre tipi di trattamenti fondamentali per quella che è la fase iniziale. Si distinguono sulla base del tipo di malattia. Ci sono tre categorie: la leucemia acuta linfoblastica Filadelfia positiva, che porta a una particolare anomalia, genetica, e che beneficia di trattamenti principalmente basati sull'impiego di farmaci biologici noti come inibitori dell'oterosin chinasi. Poi vi sono le leucemie acute Filadelfia negative, che sono la stragrande maggioranza, l'80% dell'adulto, che beneficiano di schemi chemioterapici molto complessi, ispirati, derivati dall'esperienza pediatrica. E infine vi è una categoria che rappresenta meno del 5% di tutti i casi, sono le leucemie tipo Burkitt o B mature, che sono malattie molto aggressive, ma molto sensibili a schemi particolari di chemioterapia data in rapida rotazione e in tempi stretti, e hanno una elevatissima curabilità. Ecco, quali sono i farmaci a cui ci ha accennato che si utilizzano nella forma Filadelfia negativa che ci diceva è quella più comune? La malattia viene affrontata con dei cicli chemioterapici che sono costituiti da combinazioni a 3, 4 o 5 farmaci. I farmaci principali sono la vincristina, i cortisonici, le antraciclине, l'asparaginasi, farmaco fondamentale, e poi farmaci che sono stati introdotti successivamente negli anni, quali la ciclofosfamide, il metotrexato a alte dosi, la citosina arabinoside. Ecco, come si usano questi farmaci? In quale sequenza? In quale fase della malattia? Qui le cose si fanno enormemente, enormemente complesse. I cicli di chemioterapia vengono suddivisi in cicli di induzione della remissione completa, che è la prima fase fondamentale per ottenere la remissione della malattia e poter procedere all'applicazione dei successivi cicli. Ci sono appunto i cicli di consolidamento, che sono a dosaggi standard oppure ad alte dosi. Vi è la terapia di mantenimento e vi è poi, laddove necessario, il ricorso al trapianto di cellule staminali allogeniche. Un ciclo di chemioterapia normale è costituito da una combinazione di 3, 4 o più farmaci che vengono dati per alcuni giorni nell'arco della settimana. Ciò dipende esclusivamente dalla classe dei farmaci e la durata del ciclo può essere di 1, 2 o 3 settimane. Ovviamente i cicli di maggior durata sono costituiti da farmaci dati con i dosaggi più bassi per permettere una buona tolleranza, mentre i cicli costituiti da farmaci ad alte dosi, normalmente due farmaci, tipo il metotrexato, la cittarabina o l'asparaginasi, sono molto concentrati nel tempo perché altrimenti la tolleranza del paziente non sarebbe possibile. Quali sono i pazienti che vengono sottoposti al trapianto allogenico di cellule staminali? Questi sono i pazienti che, una volta ottenuta la remissione completa, si verifica nel 90% dei casi dopo il primo mese, primo ciclo di chemioterapia, dimostrano caratteristiche di alto rischio. La parola alto rischio indica che questi pazienti statisticamente avrebbero delle chance di cura con la sola chemioterapia notevolmente inferiori al 50%. Per tali casi si adotta il trapianto allogenico che, introducendo un meccanismo ulteriore di trattamento della malattia residua di tipo immunologico, fornisce un ulteriore 20-30% di curabilità in più. Vengono identificati tramite caratteristiche della diagnosi, alterazioni della citogenetica, cioè del corredo cromosomico, della genetica, elevate conte leucocitarie,
e soprattutto tramite l'identificazione in remissione di una malattia residua minima persistente. È un test di biologia molecolare piuttosto raffinato. Che risultati si ottengono con questi diversi trattamenti? Attualmente le leucemie acute linfoblastiche Filadelfia positive hanno una curabilità, cioè una sopravvivenza libera da malattia a 5 anni, del 40-50%. Nella Filadelfia negativa siamo su valori leggermente superiori, circa 60%, parliamo di un range di età del paziente tra i 18 e i 65 anni, e per le leucemie tipo Burkitt la curabilità è molto elevata, intorno all'80%. Ecco, da quali fattori dipende il successo della terapia? Sono stati identificati? Vi sono tre diversi gruppi di fattori che contribuiscono al successo della terapia. Uno è la scelta del regime di trattamento, del regime chemioterapico di tipo ottimale, di tipo ideale. Bisogna quindi essere sempre pronti a usare dei regimi di moderna concezione. Il regime va attuato con modalità perfezionate, quindi non vi devono essere inutili interruzioni, non vi devono essere rimandi non giustificati della terapia e deve essere tutto molto ben coordinato tra le diverse sezioni dei reparti che si occupano del trattamento, il reparto degenza, il day hospital, l'unità trapianto e infine vi deve essere una notevole expertise nella gestione delle complicanze che purtroppo sono sostanziali e per il loro superamento in modo da poter procedere senza ulteriori ritardi nell'applicazione della terapia. Ecco, le percentuali di successo migliorano continuamente, però sono diciamo un po' inferiori rispetto a quelle che si ottengono nell'ambito pediatrico. Si è capito il perché di questa differenza tra adulto e bambino? Sì, vi sono dei dati, diciamo, immodificabili. Il paziente adulto è un paziente intrinsecamente più fragile mano a mano che l'età avanza, per cui non tutti i protocolli di maggior successo impiegati in pediatria possono essere usati con lo stesso successo nel paziente adulto per problemi di tolleranza a schemi chemioterapici troppo complessi e troppo intensivi che l'adulto non è in grado di sopportare. Questa è la ragione principale. Però nell'adulto sono anche prevalenti purtroppo i sottotipi di malattia più aggressivi e biologicamente meno proni a essere dominati dalle terapie correnti.